Conosci il tè matcha? È un tè verde giapponese che si presenta in polvere, va disciolto in acqua ed ecco pronta una bevanda eccezionale e molto sana. Noi oggi prepareremo insieme una variante del matcha, il matcha latte. Ottimo da gustare a colazione o a merenda a metà mattina, magari al posto del solito cappuccino. Un modo gustoso e colorato per fare il pieno di antiossidanti e di sostanze utili a ridurre l'infiammazione cronica e capaci di rilassare. E allora iniziamo. Vediamo gli ingredienti del matcha latte. Ti servono un cucchiaino di matcha. Se desideri una bevanda più intensa, puoi aumentare la dose fino a 2 cucchiaini. 6 cucchiai circa di acqua. 500 ml di un latte vegetale. Qui ho usato il latte di mandorle. Evita il latte di mucca per non alterare le proprietà antiossidanti del matcha. Versa l'acqua in un pentolino e scaldala fino a 40-50 gradi. Ci vorrà davvero poco. In una ciotola versa il matcha e poi l'acqua calda. Agita con un cucchiaino o un frustino quello che hai a disposizione per circa 30 secondi. Alla fine il matcha dovrebbe essere completamente disciolto e aver formato una schiumetta in superficie, così. A questo punto scalda anche il latte. Decidi tu la temperatura. Il matcha è già disciolto, quindi l'importante è che tu possa gustare la bevanda senza scottarti. Per un risultato finale più simile al cappuccino, qui userò un frullatore. Versa il matcha e poi anche il latte. Frulla in modo da amalgamare gli ingredienti. Versa il matcha in un bicchiere. Ecco qui, il matcha latte è pronto. Alla salute!